Dopo aver sconfitto la bambola posseduta dallo spirito di Tora, il gruppo continua per la sua strada, verso il portale, più decisi che mai. Ormai il giorno sta per finire, ma qualcosa colpisce l'occhio di Ada. Non pare non essersi ancora accorto di noi. Altri dadi non voglio tirarli. No, tranquillo, tanto li ho appena tirati io tutti i dadi, tranquillo. A posto. Non devi tirare niente a sto giro, dai. Allora, continuate a camminare e notate che vicino a questo piccolo bagliore, notate che c'è un piccolo vortice che sta sollevando della neve, assume un aspetto più o meno umanoide. Però vedete comunque un piccolo mulinello che però è abbastanza compresso. Cioè, è in quella zona lì, non è semplice vento. Quindi che cosa volete fare? Considerate che comunque siamo verso il tramonto. Quindi inizia già a non vedersi granché. Ma tanto tutti abbiamo scuro visione, quindi stichezzi. Magari Però comunque si potrebbe avvicinare un buon tempo casi. per. Io fino a 18 metri perché sono un nano, quindi sì, Sì, dai. vediamo Più tutti. basso sono, più vedo bene. Sì. Comunque, in ogni caso, notiamo questo mulinello qui e questo bagliore. Ada e Turion non riconoscono il bagliore. E quindi Ada si gira su Turion e fa: è un altro di quei cosi. Potrei andare a fuoco per ancora qualche altro secondo, però non so se ci conviene. Andare a fuoco. Sì, io posso andare a fuoco. Ok. In Wow. ogni caso hai armi d'argento, ferro freddo, perché adesso c'è un problema, perché l'ultima volta che abbiamo combattuto contro uno di questi cosi, ci siamo ritrovati tutti molto più piccoli del normale. E sono molto Che gioia. sono dei bastardelli folletti, sono dei piccoli folletti. Vedo un solo bagliore, quindi ce n'è soltanto uno. Quindi Non credo di essere attrezzato contro i folletti. E se facessimo una trappola? Questi cosi qua. Vale la pena farlo. Oppure potremmo catturarlo, anziché farli esplodere come tutti gli altri. cosa facciamo? In ogni caso è un nemico. Quindi dobbiamo occuparcene. Perché Provare a evitarlo. se ce n'è uno, probabilmente ci sono altri lì vicino. E sicuramente quel mulinello è un altro nemico. Quindi, che facciamo? O come ci organizziamo? Fido alla vostra esperienza, se già li avete affrontati. Tipo esperienza. La nostra Non lo esperienza. so. No, soltanto Ada e Turion non li hanno affrontati. Sì. Allora, la nostra esperienza è stata picchiarli col fuoco, ferro freddo è la cosa più veloce. Però se sei abbastanza agile, forse riusciamo ad andare anche oltre. Un grande sì. Sì. Volendo posso provare ad attirare alla loro attenzione. Lo attiro a me, li attiro a me, così sono concentrati lì. E boh, voi li attaccate da lontano, poi se sopravvivono li catturiamo. Almeno il luccichio è facile da attirare. Ci state? Sì. Ok. Allora, voi tirate di furtività?
diventi comunque. Aiuto. Oh, oddio. Ok, poi. Noi tiriamo di furtività. Ok. Ciao, ciao gente. Allora, Thorin e Tyrion si allontanano e si nascondono. Tyrion sfrutta il fatto che è praticamente completamente bianco, allora si mimetizza nella neve, Thorin si infossa, fa qualcosa di cinetico. Ada, noncurante di tutto il resto, accende una delle torce che ha e comincia ad attirare l'attenzione, senza rendersi conto, dopodiché si gira e si accorge che Lily non si è nascosta. Quindi il Cavolo. turbine arriva verso di te e il luccichio corre verso di me. Tirami. Quindi cos'è? Whirlwind. Perché aspetta, stiamo sta cosa. Allora, tirami. Sì, fammi un tiro di salvezza su riflessi. Solita fortuna. Ok, nel momento in cui arriva il mulinello contro di te, tu lo schivi e tu non hai quello che ti fa prendere metà dei dan Brera. i danni ignorati, vero Ah, no, sarebbe o no? bello. Ok, Sono anello. allora quindi subisci. Moltissimo. No, no, pochissimo. Subisci 3 danni. 3 danni. 3 danni. E senti, inizia a sentire un pochino di freddo comunque, tutta la neve che ti è andata addosso. Non sono danni da freddo. Di fronte a te sì. No, ma non è danno da freddo, semplicemente ti sei arrivata pure la neve addosso. E di fronte a te inizia a prendere forma quello che è un elementale dell'aria, molto piccolo. Oddio. Invece di fronte a me arriva questo piccolo folletto. Posso aggiungere un turno senza niente? No. Ah sì, eccolo qua. Ciao piccolo. Ok, aggiungi. Elementale aria. Aggiungi. Ok. Elementale dell'aria. Manteniamo la stessa iniziativa di prima. Tanto non è importantissimo. Ok, allora, quindi tu non sei nascosto, che cosa fai? Considera che tanto non ti hanno visto, quindi cosa fai? Tu di fronte a te vedi questo bagliore che sta vicino ad Ada con la torcia e l'elementale che si è formato di fronte a Lily. Con chi stai parlando? Con te. Ah, ok, a posto. E si è scritto la scena, ha detto Turion, tu che sei nascosto, che cosa fai? No, ti ho sentito allargare verso Ah, Turion, quindi ho scusa. detto o con me o con Tormi, l'avevo sentito quindi a posto. Vabbè, guarda, mi avvicinerei verso Ada, perché ormai capisco chi è il nemico. Sì, che sei ancora in stealth. Sì, lo so. Vai. E che fai? Vabbè, se è possibile gli tiro un attacco. Vai, vai, tira. Quale Vabbè, faccio il solito colpo e gli aggiungo quanto dopo. è quello con la spada perfetta? Sì. Ok. Non devi aggiungere niente. A postissimo. Bene così, colpisci ma fai schifo il colpo. Vabbè, minchia. Oh, 5 danni sono 5 Eh danni, dai. sì. Ok. Essere di meno. Allora, dopodiché Ada lascia la torcia e gli molla i due cazzotti. Il primo non colpisce, il secondo sì. Il Il destro lo destro lo sente. sente forte pure. Però no, non vado a fuoco, quindi ho deciso di tenermelo. Gli do un cazzotto e faccio 15 danni contundenti. Però Sempre meglio di è danno niente. letale, non letale. Danno non letale No, danno letale, danno letale.
Ok. Sì, ignoro automaticamente il mio stesso piano. L'importante per me è sbarazzarmene di questi ormai. Si è stancata proprio. Quindi, dopodiché riprende la torcia e cerca di lanciargli una, come cazzo si chiama? Una pietra, di scagliare una pietra con la fionda. Vediamo che colpirà o non colpirà. Non colpirà. Quindi lancia la torcia, la schiva tipo Dragon Ball. Tocca a Lily. Di fronte a te c'è il mulinello e poco accanto ci sta il folletto. Aiuto un folletto. Visto che l'elementare è davanti, credo che invocando il potere dall'alto e giurando di uccidere il mio nemico, attiverò un giudizio. Precisamente quello della distruzione, che i danni ci piacciono. Attacco. Con un. Beh, faccio un completo. Che schifo. Però un più due ai danni. Tutti e due vanno. Sono 11 e 6. Ah, ok. 11 e 6. Ok. Nel momento in cui lo fai, l'elementare si dissolve nel nulla. Quindi rimane soltanto il folletto. Stato troppo semplice. È un elementare piccolo, nulla di che. Comunque, rimane lui, Thorin, anche tu sei ancora nascosto, che cosa fai? Se rimane solo il folletto, io punto il folletto e scaglio un'ondata verso di lui. Avrei anche un più uno a colpire che non Vabbè, ho tanto colpisci. aggiunto per. Ok, colpisci altri 14 danni. 29, ok. Allora, dopodiché tocca all'elementare dell'aria, che non c'è più. Tocca di nuovo a Turion. Colpisco l'elementare dell'aria. Sì. Colpisci il vento. Sì. E poi che ci penso, potevo fare il calzare e beccavo tutti e due prima. Vabbè. Ah, beh, più tardi. Il mio cervello riesce a calcolare, dai. Colpisco stavolta Sì, bene? che Sì, colpisci. ok. E sì che faccio anche danni. Allora, di nuovo lo colpisci. Ormai vedi per terra una striscia di sangue lasciata dal folletto. Vedi il bagliore che si spegne e vedi questo piccolo follettino che sta iniziando a scappare perché gli hai tranciato di netto le ali. Quindi sta iniziando a camminare. Fame. Caso, attacco di opportunità a tutti e tre. A posto. Allora, a posto. Ho l'attacco di persona No, no. 5. Allora vai, tu che fai appena lo vedi così? Sta scappando. Ti ricordo il tuo codice paladino. Giusto, aspetta, per dare quell'orgoglio, perché sennò tanto non lo userò mai. Minchia. Qualcosa l'hai fatto da taglio? Ah, a posto, ok. Ok. Diamo orgoglio a quest'arma che non ho usato Ok, mai. lo mozzi in due perché non è che riesci a distinguere effettivamente dov'è la testa. Comunque lo colpisci, lo tagli di netto. Ormai questo piccolo folletto vedi che l'ultima cosa che fa è allungare la mano e si distende per terra arrancando e morendo. Soffrendo malissimo. E maledicendovi, dicendoci che l'inverno inghiottirà tutti noi e non potremo Grande. scappare. E allora, sì, bla bla bla, abbiamo già sentito, abbiamo capito. Dov'è il tuo capo? E vedi, comunque, quella è morta. Ormai. Ok.
Siamar. Una volta risposto all'imboscata di Homelstaub, un folletto alleato di Teb Noteb, raggiungono quello che sembra essere un vecchio accampamento. Allora, comunque, siamo arrivati qui. Semplicemente vediamo vari tipi di impronte di vari tipi di creature. Tiri di percezione, no, di conoscenze natura per cercare di riconoscerle. Oppure di sopravvivenza nel caso di chi ha sopravvivenza più alta. Perché oppure semplicemente un di 20. Per chi non ha niente, sì. 14, tantissimo. 11, 24. Sono impronte. Ci sono impronte più vecchie che sono impronte di umani. E altre impronte che Ada non riesce a riconoscere, che però te le indica. Quindi Lily va a vederle. Capisce che sono delle impronte di troll. Troviamo quindi questi quattro ormai vuoti. Questi quattro igloo vuoti. Tiratemi di percezione. Dai, che magari trova qualcosa di figo. Percezione, vediamo. Wow. Ovviamente tu bello potente. Vabbè, bello che Thorin sta anche seguendo. Ok, perfetto. Ok, allora non c'è praticamente nulla all'interno di questi due, di questi tre, di questi gloom, eccetto che Thorin percepisce del movimento in questo qui. Ok, in quello epitrete. Oh. Sì. Ok. Di avviso, io penso ci sia qualcuno nell'iglu sulla sinistra che potrebbero essere questi troll di cui avete trovato le tracce. Ada ti guarda e dice: un po' troppo piccolo per un troll, probabilmente. Credo che un troll sia parecchio più grande di un iglu. Poi è mezzo fatiscente, non credo ci sia qualcosa. Cioè, almeno non di così grosso. Sì, anche questo è vero. Magari qualche sopravvissuto. Tira ancora di percezione, Thorin. Ok, dici a lei quello che senti, non è molto molto grosso, come è molto piccolo, il passo è come quello di un qualche piccolo animale. E in più, verso il centro, senti un enorme vuoto. Un enorme vuoto? Sì, senti un vuoto all'interno dell'igloo. In che senso sento un vuoto? Cioè, ascoltando il terreno, la vibrazione del terreno, ti sembra come se l'igloo non fosse così piccolo come quello che si vede, ma probabilmente c'è qualcos'altro sotto. Ok, provo a descrivere quindi questa sensazione. Mi sembra però strano, come se nell'eco del rumore, come se rimbombasse, immagino, come se fosse quindi più grande di quello che sembra dall'esterno questo igloo. Ed è lì, ed è il Tardis scamuffato. Ada prova a pensare a che cosa si può capire più o meno da quello che stai dicendo. Ada è sempre meno interessata ad andare all'interno di quell'igloo. Ok. Cioè, le puzze di trappola. Ormai considerate comunque il tramonto, quindi gli altri igloo sembrano abbandonati.
Quindi direi tipo di appostarci là per la sera. Può essere una buona idea, è un posto abbastanza protetto. Sì, poi mal che vada ci moriamo vivi all'interno, poi alla fine è neve, un po' di pugni e cade giù. Ah, ci moriamo. Ma sì, posso anche creare, volendo posso anche creare un muraglio di roccia per sbarrare le Sì, entrate. perché tanto l'intorno mica è tutta neve, che è un igloo, sono degli igloo quelli. Meglio di niente. Poi la ricopriamo di neve, però almeno è una barriera un po' più solida della sulla neve. Allora, riguardo per dire, perché sprecare tempo? Cioè, alla fine è neve. Se succede qualcosa, ci cade addosso, lo sentiamo. Infatti, l'igloo è che sia una grandissima Appunto, è protezione. semplicemente per riposarci un po'. Poi sai che bella sorpresa, sai che effetto sorpresa per il nemico svegliarsi e trovarci noi direttamente in faccia che lo massacriamo. Sai che bell'effetto. Che caffettino sberla. È un'idea. Quindi come procediamo? Potete scegliere se entrare in questo igloo o andare a Sì. dormire. Considerate che comunque siamo 4 e gli igloo vuoti sono 3. Ma che vada, Ada può dormire fuori. Si mette sotto un albero e dorme. Ma no, Comunque entriamo, qualcuno. procediamo, vediamo che cosa c'è in questo igloo. Vabbè. Al massimo ci troviamo un'altra abitazione, Vabbè, infatti. un altro Ok. posto per riposare. Scusami, comunque anche Ok. le 4 e avendo 3 libri, uno deve rimanere sveglio per fare la guardia. Turno. Sì, ma che fai? Fai la guardia all'esterno così se anche i nemici fanno turno di guardia, ti fai vedere. Salve. Ah, anche tu di guardia? Sì. Anche Ma se aspetta, qualcuno tu si chi sei? mette. Purtroppo non abbiamo vestiti per militarizzarci di loro, anzi, comunque non passeremo. Minchia, io se mi batte il sole faccio un riflesso. Va bene, dai. Possiamo veramente buttare. Preferite. Sì, infatti. Andare rimane lì come per dire. Se volete dormite voi, io mi sto sugli alberi. Non è un problema alla fine. Quindi si va per il dormire qui. Sì, Sì. dai. Ok. Va bene. Ok. Allora, mi distribuisco a caso. Ok. Orme di troll e piccoli passi abitano questo piccolo accampamento, a prima vista abbandonato. Ma decidono comunque di accamparsi qui. De notte è molto vicino, ma la neve e il clima sono un problema anche per lui una volta arrivata la notte. Si rifugia nella sua grotta, ma non passerà molto tempo prima che si svegli e che ricominci il suo giro di ronda a proteggere il portale. I nostri eroi riusciranno a sfuggire al fiuto di Notteb? Riusciranno a sconfiggerlo e a chiudere il portale? Lo scopriremo la prossima volta.